Narrazioni di imprese femminili, eccoci ad un altro appuntamento di questo format, creato dal Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara. Io sono con la vicepresidente Marina Dolci. In ogni puntata conosciamo altre belle storie. Sì, è un programma bellissimo perché abbiamo tante imprenditrici che si stanno formando e stanno facendo nuovi progetti, ma portano anche avanti dei lavori ormai storici e abruzzesi anche. Cosa fa il comitato? Il CIF, Comitato Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio Chieti Pescara, è molto impegnato per aiutare e spronare le donne imprenditrici, ma soprattutto anche sempre al femminile le ragazze con delle start-up. Quindi in collaborazione con Camera di Commercio ci sono tanti progetti che studiamo insieme, proponiamo e portiamo avanti. È bello conoscerle, è bello farle conoscere al pubblico eh, di Rete 8 e quindi buona visione delle prossime storie. Ed ora conosciamo nuove storie, nuove amiche. Sono Giovanna d'Innocenzo e sono la titolare dei centri di riabilitazione fisioter che sono centri eh, accreditati col servizio sanitario nazionale e si trovano a Pescara e a Montesilvano. Eh, la mia storia di imprenditrice forse eh, la descriverò brevissimamente ma parte dagli inizi del Novecento perché nella mia famiglia c'è stata la mia bisnonna, eh, donna vedova e con una figlia femmina che ha iniziato una grande impresa. Che non era simile alla mia, era un'impresa di carattere alimentare, era come ha creato come se fosse un grande supermercato di oggi ed era famosa un po' in tutta la sua zona. Noi siamo originari di Torre dei Passeri. Ecco, io credo di avere un po' introiettato una piccola parte del DNA della mia bisnonna che, tra l'altro, adoravo. E per questo motivo questa mia propensione alla creazione di attività in proprio mi ha fortemente agevolata. Contestualmente sono stata anche dirigente di grandi aziende e al contrario della mia famiglia io mi occupo di sanità, esclusivamente di sanità e sono partita iniziando contestualmente a dirigere grosse aziende italiane e ho creato la mia piccola azienda che è Physiother proprio perché avevo bisogno non soltanto di rispondere a qualcuno e portare avanti i progetti di qualcun altro ma avevo bisogno di essere io la protagonista dei miei sogni. Io non faccio nessuna differenza tra uomini e donne. Per fare l'imprenditore devi avere il pallino di far l'imprenditore, devi aver voglia di far l'imprenditore. Quindi puoi essere una donna e puoi essere un uomo. Se sei una donna devi sapere che forse qualche piccolo ostacolo in più lo troverai, ma se hai quel minimo di resilienza che comunque devi capire di avere, perché se non ti conosci è impossibile a arrivare a questo tipo di attività, se ti conosci puoi tranquillamente essere... Alla pari, anzi, direi che puoi tranquillamente avere una marcia in più. Agli inizi della mia carriera mi sono occupata quasi esclusivamente di gravi disabilità, di gravissime disabilità. Quindi, devo dire adesso invece. Eh, sono passata ad un discorso sicuramente più leggero, con disabilità momentanee che si possono superare e quindi è sicuramente più gratificante questa situazione. All'inizio mi occupavo di disabilità gravissime, fino ai comi, e devo dire che quello è stato il momento più significativo della mia carriera, perché è lì che mi sono formata e che si è formato anche il mio carattere. Perché vedere eh, delle famiglie che reagiscono in un certo modo di fronte a eh, situazioni che poi sono veramente irreversibili, ti dà esattamente l'idea di quanto tu sia fortunato, di quanto tu eh, non debba poi così piangerti addosso come in certi momenti faresti e di quanto queste persone che io ho conosciuto sono davvero speciali. Io ho conosciuto mamme speciali, donne speciali, quindi non posso ritenermi io un'imprenditrice perché donna speciale. Io ho conosciuto mamme che veramente hanno dimostrato di essere delle piccole eroine. Mi sento una donna realizzata, mi sento realizzata perché mi sono realizzata sicuramente nel lavoro e nel lavoro credo di essere stimata. Eh, ma mi sono anche realizzata nella famiglia. Mi sono realizzata nei miei, nei, con i miei amici e quindi questo discorso mi fa sentire serena, mi fa sentire tranquilla. Non sono solo un'imprenditrice, io ho la fortuna di lavorare con mia figlia, che adoro, perché eh, ha voluto seguire le mie orme, si è laureata in medicina a Bologna, poi si è specializzata in fisiatria. Che è la branca della medicina che si occupa di disabilità, ed ora è la mia socia, è la mia socia, ma ormai è anche la mia ispiratrice perché, essendo giovane, ha tantissime idee che io condivido e con le quali stiamo portando avanti un'impresa che, nel campo riabilitativo, è sicuro eh, all'avanguardia, di questo ne sono sicura. E quindi questa è la cosa che più mi fa piacere e mi gratifica. Salve, sono Rita Lancia, l'azienda di cui faccio parte è la ICO, Industria Cartone Ondulato. È un'azienda nata quasi 70 anni fa, eh, su idea di mio padre che iniziò a eh, costruire imballaggi in cartone ondulato per la spedizione. Delle merci in sostituzione delle casse di legno che fino allora si usavano. È iniziato con tante difficoltà, il primo insediamento era, non esiste neanche più, il vecchio garage, quello che era diventato un gommista in via Vespucci. Da lì si è spostato negli anni 60 a San Buceto dove c'è uno dei nostri insediamenti industriali. Si è partiti con un capannone negli anni 60, l'area coperta adesso è molto più vasta ed è affogata dentro, quasi dentro la città di San Buceto tra Pescare e San Buceto di fronte all'aeroporto. Abbiamo un altro stabilimento a Pianella, più moderno, più performante e sicuramente più innovativo. La passione sicuramente, cioè, io in mezzo ai cartoni ci sono nata da bambina, eh, andavo a giocare lì, ero una di quelle tipiche bambine innamorate di, da grande sposerò Babbo. Ecco. Poi non l'ho sposato, però abbiamo, ho continuato a vivere l'azienda assieme ai miei fratelli, lui è morto qualche anno fa e l'azienda ovviamente ha continuato come tutte le creature, no? passata l'adolescenza e eh, poi diventano adulte e quindi l'azienda eh, vive la sua vita condotta adesso da, dagli eredi di mio padre, che siamo quattro fratelli. Eh, di cui tre lavorano in azienda. Qualcuno in azienda ha detto che io se dovessi fare un lavoro come esterna dovrei, fare, eh, dovrei essere l'addetta alle risorse umane. Diciamo che eh, forse più dei, dei fratelli maschi che sono in azienda sono attenta eh, per indole, non so se è un fatto di essere donna oppure è un'indole... Eh, Così, in ogni caso neutra ecco, eh, di essere attenta a quelle che sono eh, le, richieste anche, le richieste e le esigenze anche piccole eh, delle persone che lavorano anche i piccoli disagi magari eh, cose di poco conto eh, che in qualche caso però a secondare alcune richieste fa la differenza in qualche caso la formazione è molto importante e un'azienda come la nostra, forse un po' troppo abituata ad avere persone sempre molto impegnate nell'operatività, fa un po' fatica a trasmettere ai collaboratori che questa è un'esigenza, non è... Non è andiamoci a fare una gita o passiamo adesso quattro ore su, su internet a chiacchierare con qualcuno, ma è un'esigenza eh, che bisogna assolutamente eh, soddisfare anche perché eh, ecco, da un lato le persone che ci sono da 30 anni, se non vengono formate eh, nel frattempo, poi finisce che si facciano eh, le cose sempre in modo uguale e non sempre nel modo ottimale. Invece formazione significa, a parte aggiornarsi, anche guardarsi intorno e confrontarsi, e confrontarsi con altre realtà che spesso siamo noi a dare gli spunti agli altri, ma anche gli altri a noi ovviamente. 10.